Quello che vedete è il nuovo 12-24 mm della Sigma. Si tratta dell'ultima versione dello zoom grandangolare completamente riprogettata. Rispetto al vecchio 12-24 mm, come potete vedere da questo confronto, questo è il vecchio 12-24 mm Sigma, sono cambiate sia le dimensioni che l'aspetto. Oltre all'aspetto è cambiato anche qualcosa all'interno. All'interno infatti troviamo tre lenti asferiche in vetro ottico e una ibrida e altre lenti sempre in vetro ottico a bassa dispersione. Questo fa sì che questo obiettivo sia adatto ad essere usato in tutte le situazioni, anche quelle più complesse come i controluce o le riprese a tutta apertura. Questo obiettivo, come l'altro, è stato progettato anche per il pieno formato. Noi lo abbiamo utilizzato con la Canon EOS 5D Mark II in condizioni reali, sia per le foto sia per le riprese video. Non dimentichiamo che proprio le focali grandangolari sono l'ideale per il videoreportage veloce con la macchina a mano. Vediamo ora i risultati che abbiamo ottenuto. Vediamo adesso un altro exploit di Marina. Questa volta non si è nuovamente buttata col paracadute, ma si è cimentata con il pilotaggio di un drone. Non un drone di quelli grossi, di quelli veri, di quelli militari. Un piccolo drone per uso videofotografico. Vediamo che cosa ha fatto.